con Alessandro Romanna, qui alla ripresa dei lavori del convegno organizzato dall'Associazione di Cultura Politica Il Cantiere, incentrato sull'Europa. Ecco, parliamo di un tema che lui ha toccato nel suo intervento, che sono gli strumenti di partecipazione dei cittadini in questo, diciamo, grande contenitore che è l'Europa, che però è un'incompiuta che ormai da decenni è tale, che come abbiamo commentato con Scotti nell'intervista, sembra che praticamente sembra, anziché andare verso un compimento, andare verso un passo indietro ogni giorno. Alessandro, di che hai parlato nel tuo intervento? Allora, innanzitutto nel mio intervento ho sottolineato l'importanza, l'urgenza di un salto federale. Oggi parlare di federalismo europeo è più, dice poco, più incisiva, più forte lo slogan Stati Uniti d'Europa, ma per arrivare agli Stati Uniti d'Europa cosa bisogna fare? Ecco, il metodo gradualistico, continuo, dei piccoli passi avanti che il processo di integrazione europea ha quasi fatto ininterrottamente dai trattati di Roma, oggi si sta arenando. Questo perché? Perché a un certo punto è necessario il salto federale. Pressati da crisi regionali e globali, problemi che riguardano l'ambiente, il surriscaldamento globale, i grandi problemi delle migrazioni, dei flussi migratori, le guerre regionali in Medio Oriente, in Africa, le grandi sfide globali dell'economia, della competizione globale, della finanza, oggi lo Stato nazionale, lo vediamo, non è più in grado, soprattutto lo Stato nazionale europeo, non è più in grado di dare una risposta adeguata ai grandi problemi che affrontiamo, il problema dell'energia, delle materie prime dell'energia, ecco, fatto soltanto degli esempi ovviamente, quello del mantenimento della pace, anche l'occupazione, oggi i singoli stati nazionali europei sono in crisi e spesso riversano sull'Europa, su questa incompiuta, i propri fallimenti. Però perché questo processo di integrazione vada avanti con successo, io nel mio intervento ho sottolineato la necessità, dicevo prima, di un salto federale. Allora, questo è un momento costituzionale. Come arrivare a un salto costituzionale, visto che le condizioni politiche sembrano non essere le più adeguate in questa fase storica? Vediamo che i governi, anche il governo di un paese storicamente europeista come l'Italia, in questo momento tramite il suo Presidente del Consiglio crede più flessibilità all'Europa, più flessibilità per attuare politiche di bilancio statali, quindi quasi in contraddizione con lo spirito europeista e con lo spirito anche di Ventotene, perché ricordiamo il Premier da una parte va a Ventotene ma da una parte crede più flessibilità. Però affinché questa Europa invece sia più incisiva anche per gli investimenti pubblici e infrastrutturali necessari per rilanciare occupazione radio, cosa è necessario fare? Avere gli strumenti istituzionali, avere un vero governo europeo dell'economia e della finanza, avere gli investimenti pubblici europei necessari per rilanciare l'occupazione. Per questo ci vuole uno Stato europeo, uno Stato federale, e per avere lo Stato federale non possiamo fare affidamento unicamente su Maastricht, abbiamo bisogno di una nuova fase costituzionale, di una fase costituente. Io ho rilanciato l'idea vecchia spinelliana di un'assemblea costituente europea, di una mobilitazione generale dei cittadini per eleggere un'assemblea costituente come abbiamo avuto nella nostra storia italiana, e non è soltanto la storia italiana, perché chi sa un po' di storia d'Europa, la fase, quella delle assemblee costituenti, appartiene alla storia costituzionale di altri paesi europei importanti, la Francia, la Germania ed altri. Allora, la fase costituzionale a che cosa serve? Serve anche a far partecipare i cittadini, a far sentire gli europei protagonisti delle loro vite, protagonisti del cambiamento. Io ho posto l'attenzione su un fatto: alla crisi dello Stato-Nazione corrisponde anche la crisi degli enti intermedi, in particolare dei partiti storici, tradizionali, novecenteschi, nazionali. In Italia lo vediamo in maniera chiara e lampante, sono andati fortemente in crisi dopo Mani Pulite, oggi ancora non si sono riprese le forme partite vecchie della Prima Repubblica, e ancora non se ne intravedono delle nuove coerenti che non siano appunto i partiti personalistici o plebiscitari. Ma a mio modo di vedere i vecchi partiti novecenteschi tradizionalisti stanno andando in crisi anche negli altri paesi europei. Vediamo che per la prima volta in Spagna
quel bipolarismo Partito Popolare Partito Socialista si sta sgretolando e entrano nuovi soggetti partitici nell'agone spagnolo, nel breve creando magari problemi di governabilità perché non si riesce a trovare la quadra. Però il dato è che il vecchio partito pesante novecentesco è in crisi. Ciò che non sono in crisi, a mio modo di vedere, so di andare controcorrente, sono i valori portanti delle tradizioni partitiche europee, cioè le tradizioni politiche europee più antiche, più radicate, quelle democratiche intendo, quindi partiamo non so da quella cattolico popolare per andare a quella liberale, pensiamo poi a quella socialista, anche a una parte diciamo a sinistra dei socialisti, una parte della sinistra europea e del movimento ambientalista, ecco tutte queste nobili tradizioni politiche, non dico che sono federaliste, ma sono comunque aperte anche a una svolta federalista. Allora utilizziamo un background culturale che sembra dimenticato, ma che in realtà è implicito, è latente ed è ancora vivo nelle tradizioni europee, per mobilitare i cittadini attraverso uno strumento nuovo che il Trattato di Lisbona ci dà. Allora, il Trattato di Lisbona, dico, è un trattato incompleto dal punto di vista federalista, di un federalista non va bene perché ha più di 500 articoli e non è chiaramente neanche, non istituisce un governo federale, però introduce una novità molto interessante, i partiti europei. I partiti europei altro non sono, lo sappiamo storicamente, arrivarono anche prima di Lisbona, delle associazioni di partiti, dei partiti di partiti, cioè a loro volta sono delle alleanze di partiti nazionali. Però i partiti europei che cosa impongono con Lisbona? Chiedono, grazie a questo Trattato di Lisbona, anche ai loro aderenti di adeguarsi a delle regole di democrazia interna e impongono anche la registrazione, perché, per cui per esempio, questo avviene anche con la nuova disciplina del finanziamento ai partiti in Italia, la vecchia vecchio partito politico che prima era associazione non riconosciuta oggi deve iscriversi e rispettare, essere associazione riconosciuta, quindi avere personalità giuridica, e questo ha dei grossi vantaggi, ma avere anche e soprattutto, la cosa importante, le regole di democrazia interna e adeguate ad uno standard europeo, e questo è il primo passo avanti. Io personalmente però i partiti europei francamente non credo possano limitarsi a questo, secondo me i partiti europei possono svolgere un ruolo da protagonisti, riscattare la crisi degli enti intermedi, riscattare la crisi dei partiti politici, rendendo protagonisti i cittadini europei, mobilitandoli per esempio per i nuovi strumenti di partecipazione diretta che abbiamo col Trattato di Lisbona, gli ICE, cioè sono strumenti di iniziativa legislativa popolare, un milione di firme raccolte in più paesi europei per portare dei disegni legislativi direttamente alla Commissione, all'attenzione della Commissione. Abbiamo altri strumenti come per esempio quello della petizione alla Commissione e al Parlamento. E soprattutto questo partito europeo che offre uno standard di democrazia a tutti i partiti che compongono appunto l'alleanza e che si riconoscono nei valori comunque fondanti dell'Unione Europea, i partiti europei possono essere protagonisti come? A mio modo di vedere le regole e la legge sui partiti europei va cambiata in senso più progressivo, cioè i cittadini devono potersi iscrivere direttamente al partito europeo, chiedere di contare ai congressi dei partiti europei, quindi i loro delegati devono avere diritto, non solo diritto di presentare le mozioni come già in ALDE succede per esempio, ma quello di presentare delle mozioni e farsele votare anche dagli altri partiti, insomma man mano i cittadini devono poter attraverso i loro rappresentanti prendere il posto dei vecchi partiti nazionali nelle assise del partito europeo. Un'altra regola che va assolutamente superata per rendere i partiti europei protagonisti è consentirgli di presentare il nome e il loro simbolo all'interno degli agoni elettorali alle elezioni europee, ma non solo. I partiti europei dovrebbero partecipare anche alle competizioni elettorali, a mio modo di vedere, nazionali e locali. In questo modo riusciremo a creare una comunità partitica paneuropea efficiente. Attraverso questo strumento partecipare in maniera più efficace alle fasi istituzionali europee. I partiti possono avere, secondo me, un grande ruolo nel mobilitare i cittadini per una nuova fase costituente, per l'elezione di un'assemblea costituente o per dare pieno mandato al prossimo Parlamento europeo eletto di redigere finalmente una Costituzione per l'Europa. Bene, Alessandro, questa qua è un'ottima ricetta. Io volevo chiederti, nel panorama diciamo di questo scenario che tu, futuribile, che ci auspichiamo,
Come si potrebbe contrastare il dilagante populismo che c'è a livello nazionale e anche nei vari paesi europei e che crea nuove formazioni e nuovi partiti? Noi ce l'abbiamo, un po' anche la Lega, ma non soltanto, c'è un populismo determinato dal contingente e dall'emergenza. Ah, evidentemente incitando i cittadini a partecipare direttamente attraverso gli strumenti associativi esistenti alla vita politica del paese. Quindi iscrivetevi ai partiti tutti, ho fatto prima un ampio elenco di quelli che sono appunto i partiti che aderiscono ai valori fondanti dell'Unione Europea, e sono partiti anche con delle ricette fortemente contrapposte fra di loro, no? Siamo andati dalla sinistra dei socialisti fino ai popolari e ai cattolici. Ecco, partecipate e partecipiamo alla vita politica dei partiti europei o attraverso i partiti nazionali, però con un'impronta strettamente federalista, oppure per i partiti europei, per che lo consentono, iscrivendoci direttamente ai partiti europei. L'ALDE, per esempio, che è il partito dell'Alleanza dei Liberali e dei Democratici in Europa, consente l'iscrizione diretta come membri individuali al partito europeo. E poi partecipare anche magari con strumenti associativi non partitici, come per esempio le associazioni della Galassia Federalista, per esempio, appunto a questi momenti di condivisione e di proposta per un'Europa futura e futuribile e federalista, per costruire gli Stati Uniti d'Europa anche attraverso questi strumenti. Grazie, grazie ad Alessandro Manna. Grazie a Liberi TV.